è lento di là. Allora dei carboidrati, lento di là. Ciao amici, ieri ero a fare la spesa e l'occhio mi è caduto su qualcosa di semplicemente delizioso. Una di quelle torte al cioccolato da crisi d'affetto? No, per fortuna non ce n'erano di torte così, altrimenti la linea, ai ai ai. Invece c'era qualcosa che piace a tutti da quando siamo bambini, i frutti di bosco! C'erano delle vaschette simpaticissime con dei bellissimi mix, more, mirtilli, lamponi, ribes, rosso e nero. Ed era un prodotto locale, italiano, quindi non mi sono fatta scappare l'occasione. E oggi condivido con voi le mie tre ricette con i frutti di bosco per perdere fino a 3 kg in 3 giorni. È tutto 3. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. La prima ricetta è uno smoothie brucia grassi e goloso, perfetto come prima colazione o come spuntino. Prendo una manciata di frutti rossi assortiti, magari aggiungo anche un po' di bacche di goji che io adoro. Io uso queste della Foodspring perché sono sicura che sono bio e non sono trattate ed è importantissimo. Poi aggiungo un cucchiaio di panna vegetale o un cucchiaio di panna normale, questo lo può fare chi non è intollerante al lattosio come sono io. O anche possiamo aggiungere burro di arachidi, quello della Foodspring, per avere la parte grassa che serve. Se voglio dare più sostanza metto anche un cucchiaio colmo di Shape Shake, sempre Foodspring. Sono proteine in polvere specifiche per i frullati e in questo caso al gusto frutti rossi. Perfette! Adesso aggiungo latte di riso, frullo bene ed è pronto! La seconda ricetta per il pranzo o per la cena è la mia insalata sciogli rotolini con i frutti di bosco. La preparo così, una bella insalata rossa con tanti frutti di bosco assortiti. E come condimento un cucchiaio di mix di semi oleosi per insalate, per esempio sesamo, girasole, canapa, zucca, pinoli. E un cucchiaino di semi di chia bianchi, questi della Foodspring io li trovo speciali. Poi un cucchiaino di salsa di soia e un cucchiaio raso di olio di sesamo o di riso o di girasole per variare un po'. Ma mi sembra un po' leggera, io a pranzo ho fame. Anch'io, ti capisco. Aggiungo dei carboidrati a lento rilascio come gallette di riso integrale o di grano saraceno. Prima di vedere la terza ricettina iscrivetevi al canale e attivate le notifiche cliccando sulla campanella qui sotto, è importante. Per la terza ricetta organizzo uno spuntino dolce o salato, veloce e sfizioso. La base è una fetta di pane proteico, quello della Foodspring, oppure gallette di riso o di mais, o anche dei crackerini vanno bene. Prima preparo la cremina schiacciando mezzo avocado bello maturo con una forchetta e poi lo condisco con sale, olio, pepe e limone, un classico. Spalmo la cremina sulle gallette o ancora meglio sul pane proteico fatto in casa, così so sempre cosa mangio. E poi, ecco il bello, guarnisco con i frutti di bosco, si sposano benissimo. Se preferite una versione dolce, magari anche più cremosa, non mettete il sale, l'olio, il pepe e il limone, ma del succo d'agave, che si sposa molto bene con l'avocado, lo rende cremoso e non alza la glicemia. E poi per finire un cucchiaino di panna. Potete fare una glassa a parte, golosissima e sana, mettendo da parte un po' della cremina di avocado e aggiungendoci più panna, e quella la spalmate sopra. Il risultato è uno snack cremoso e croccante da fare invidia alle schifezze industriali più tentatrici che impallidiranno. Bene, ciao Simo, io corro in cucina che mi è venuta una fame. Vai, vai! E a voi amici, quale ricetta è piaciuta di più? Votatelo nel sondaggio con la piccola i qui in alto. Sono curiosa, lo sapete. In descrizione c'è il link al mio sito dove potete scaricare gratis il PDF con queste tre ricette, così le avete già scritte. E anche il link ai prodotti della Foodspring, sponsor di questo video, con le istruzioni per ordinarli con lo sconto. Il 15%, che non è poco. Queste ricette sono perfette per stare in forma, sia se volete dimagrire, sia se volete tonificare i muscoli. Contengono antiossidanti, amici del metabolismo, vitamine, minerali, enzimi vitali. Ma non solo, sono ipocaloriche e i grassi sono pochi ma giusti, quelli sani. I carboidrati sono leggeri, a lento rilascio e non ci sono
sono zuccheri industriali, ma solo dolcificanti naturali. Per questo bruciano i grassi e favoriscono la crescita della massa magra, muscoli, per perdere fino a 3 kg in 3 giorni. E noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Perfetto. Sfizioso. Mescolando, che cosa? Top of it. Top of the top. Allora.